Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati. Io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, come ogni settimana. Oggi un nuovo prodotto appena sbarcato in edicola che non vedevo l'ora di mostrarvi. Si tratta della nuova raccolta di trading cards dedicate ad Harry Potter di Panini. E ragazzi, oggi abbiamo qui questo starter pack, definiamolo così, che trovate in edicola e anche sul sito Panini. Vi lascio tutti i link sotto in info box. Al costo di 9,90 € e contiene l'album raccoglitore, album plastificato molto molto bello, e poi anche 3 card speciali e un totale di 27 card per cominciare la vostra raccolta. Ma non finisce qui, perché in questo video oggi apriremo anche un'intera box di bustine che ne contiene ben 18 pacchetti, e ogni pacchetto contiene 8 card. Questa raccolta si compone da 300 card in totale e abbiamo anche delle card parallele che sono delle varianti, chiamiamole così, delle card normali, e ne abbiamo alcune olografiche e alcune oro. Quelle olografiche sono 250 e quelle oro invece sono meno e sono appunto più rare. Quelle là olografiche ne troviamo una ogni 8 pacchetti, mentre invece quelle lì oro ne troviamo una ogni 16 pacchetti. Ragazzi, detto questo, come vi dicevo, vi ricordo che in info box troverete tutti i link e adesso andiamo ad aprire questo bel bustone e vediamo cosa contiene più nel dettaglio. Tiriamo tutto fuori e abbiamo tre card speciali che raffigurano uno la sfera della di divinazione, poi ne abbiamo un'altra che invece rappresenta la spada di Grifondoro e un'altra ancora che invece rappresenta la mappa del Malandrino, e queste sono appunto delle card limited edition, come è riportato anche sul retro delle card. E poi abbiamo anche ben tre pacchetti inclusi in questa confezione. E poi ecco che qui abbiamo invece il nostro album. Qui abbiamo anche dei numerini, credo servano per numerare la nostra raccolta, le taschine della nostra raccolta. E poi qui abbiamo l'album plastificato con all'interno, bellissimo, uno stemma di Hogwarts in bronzo. E poi all'interno ecco che abbiamo tutte le nostre tasche. È davvero, c'è spazio per tutta la raccolta. È davvero bello corposo, bello ciccioso, ha tantissime pagine. Ragazzi, detto ciò, io direi di dare subito un taglio alle ciance e di cominciare ad aprire i nostri pacchetti. Primo pacchetto alla mano, cominciamo a sbustare e vediamo cosa troviamo in questo pacchetto. Spero di trovare delle card speciali. Questa è una card che sembrerebbe metà di due con la Camera dei Segreti. Poi abbiamo questo Harry, e poi abbiamo un'altra mezza card molto molto bella con i membri dell'Ordine della Fenice, e poi, anzi, dell'Esercito di Silente o Nuovo Ordine della Fenice. Poi abbiamo il professor Lumacorno, Ginny, Voldemort con questa card satinata, molto molto bella questa finitura qui nello sfondo di Voldemort, e poi abbiamo il medaglione e l'uovo della prima prova, anche questa molto molto bella con questo sfondo, mi piace un sacco. Continuiamo, secondo pacchetto, Fuffi dal primo film, ho già visto che c'è qualcosa di interessante. Poi abbiamo Harry con la bacchetta. Questa molto molto bella, guardate quanto è bella questa Holo con il trio a Hogsmeade, molto bella. Poi abbiamo Tom Riddle da giovane con finitura satinata, questo effetto è davvero molto figo, molto bello. Poi abbiamo Kingsley, abbiamo anche Draco, il diario di Tom Riddle e poi Madame Maxime e Hagrid. Finora nessun doppione, molto molto bene. Apriamo la terza bustina. Silente, la carrozza di Bubaton, Crosta con questo sfondo super holo. E poi abbiamo Ginny,
Voldemort. Lei è Romilda o Lavanda, credo Lavanda Brown, se non ricordo male. E poi abbiamo Cedric e ancora l'Ungaro Spinato. Molto molto fortunata anche questa bustina. Continuiamo, ne abbiamo ancora tantissime da aprire. Vediamo qui chi abbiamo, perché sono un po' mescolate. Abbiamo Cedric e poi abbiamo Madame Maxime. Abbiamo, non ricordo, Colin Cannon non è l'altro ragazzo che non mi viene il nome, dietro non c'è scritto ma non ricordo. Poi abbiamo un altro Voldemort, abbiamo la professoressa McGranitt, bellissima questa qui di Londra con la stazione di King's Cross e la Ford Anglia. E poi abbiamo Ron e ancora il Basilisco. Sono davvero super super belle queste carte. Prossimo pacchetto e vediamo chi troviamo. Ok, allora abbiamo Ron nel primo film, poi abbiamo Harry e Ginny e poi ancora Voldemort e poi abbiamo un'altra Ginny, il professor Lumacorno, questa che se non sbaglio è la casa di Luna. E poi Ron è una parte centrale del castello di Hogwarts. Probabilmente ci saranno altre due parti laterali da trovare. Altro pacchetto e vediamo. Abbiamo un'altra parte della Camera dei Segreti. Mi sono appena accorto che sul retro viene indicata se la card fa parte di una composizione più grande. In questo caso abbiamo trovato la parte centrale. Prima avevamo già trovato questa parte qui. Quindi molto bene, molto chiaro. E poi abbiamo Hermione, Hermione che fa parte di un altro trittico di carte. E poi abbiamo l'Horcrux, la coppa di tasso rosso, Xenophilus, la professoressa McGranitt in un'altra variante. Molto molto belle queste card, mi piacciono un sacco. Poi l'Ungaro, l'Horcrux e l'uovo che avevamo già trovato. Andiamo ancora avanti e abbiamo Harry, Silente, questo Harry Olo molto molto bello. E poi abbiamo Voldemort, il Mangiamorte, il Calice di Fuoco, la Cromantula e un altro Horcrux, quindi bustina molto scura. E poi ancora, ecco qui. Ok, abbiamo un'altra parte del castello, Hermione nel primo film, Kingsley, Draco, Ginny, il Pixie, questa qui nuova. Abbiamo anche il Bolide e poi abbiamo dall'ultimo film Luna e Neville. Altro pacchetto, sono super fomentato. Ecco che abbiamo, giriamo queste, Cho Chang che non avevamo ancora trovato. Abbiamo Dudley e poi la professoressa McGranitt in un'altra variante. Harry nella versione prigioniero di Azkaban. E poi ancora qui abbiamo, credo, Colin Cannon, ma non sono sicuro. E poi il dissennatore Holo, Bubaton e un'altra card del Basilisco. Sono davvero bellissime. Ragazzi, dal vivo rendono forse ancora di più, ma davvero molto molto belle. Altra bustina. Andiamo avanti spediti come treni. Ok. E abbiamo Molly Weasley. E poi abbiamo Bellatrix, Luna, l'armadio svanitore. E poi ancora abbiamo queste che sono le ali del drago della Gringotts. Anche questa qui fa parte di tre card che vanno messe vicine. E poi abbiamo Ron. E poi abbiamo il cane a tre teste con Harry. Andiamo ancora avanti, super veloci. Abbiamo tanti pacchetti da aprire. Ok, e abbiamo Bellatrix, Professor Raptor, la Coppa di Tasso Rosso, Harry e Silente col Pensatoio, i gemelli Weasley, abbiamo anche la Sirena del Lago Nero, molto molto bella, e poi abbiamo anche Silente, un primo piano, e nuovamente il Basilisco. Altro pacchetto, e troviamo la Professoressa Sprite, un primo piano di Harry, Dobby e poi ancora Neville,
E poi ancora Sirius, un'altra parte del drago della Gringotts, a questo punto ne manca una. Poi questa qui molto particolare che rappresenta Nagini, quindi una serie dedicata sempre agli Horcrux. E poi questa qui con le pozioni che appunto si chiama Magical Object, quindi un'altra serie di carte dedicata agli oggetti. Peschiamo un'altra bustina e andiamo subito a sbustarla. Altra card che appartiene a un Triss, quindi primo piano di Ron. E poi abbiamo un'altra carta sempre di un altro Triss, primo piano di Hermione. E poi ancora abbiamo questa card del libro Mostro dei Mostri olografica, tantissime card olo abbiamo trovato. E poi Tom Riddle da bambino, e ancora Piton, Draco, questa immagine promozionale dell'ultimo film con la bacchetta di Sambuco, Voldemort e Harry. E poi abbiamo ancora sempre Tom Riddle da ragazzino e adesso altro pacchetto. Quindi vediamo cosa andremo ancora a trovare. Abbiamo qui Ron innamorato perso e poi abbiamo questa scena dal prigioniero di Azkaban e ancora la Gringotts con i Goblin e poi Remus, primo piano di Dobby, primo piano di Neville nell'ultimo film, altra parte dell'esercito di Silente e parte del ritratto di famiglia in due parti dei Malfoy. Altro pacchetto e ecco che abbiamo trovato anche Flair, ci mancava solo lei dei campioni. E poi seconda parte della card dedicata alla famiglia Malfoy, quindi l'abbiamo completata. Seconda parte dedicata all'esercito di Silente, completata anche questa. E poi abbiamo Tom Riddle, adolescente, e poi Ginny, Thor, olografica, e poi quest'altra card qui con questa finitura satinata in trasparenza bellissima, ragazzi, con la sala di Hogwarts, e quindi anche questa una di tre parti, e poi Harry nell'ultimo film. Altro pacchetto e abbiamo Sirius, Neville col rospo, la coppa tre maghi, la parte centrale del drago della Gringotts e poi il diadema di Corvo Nero e poi ancora Grimmauld Place olografica, Ron sempre con la finitura che più mi piace tra tutte, questa qui satinata con questo motivo a stelle davvero bellissimo. La stampa, ragazzi, è super super di alta qualità, è davvero bellissima. E poi altra parte di tre con Harry. Altro pacchetto, ne sono rimasti ormai pochi, che gran peccato, mi sto divertendo un sacco. Abbiamo Silente e poi ancora abbiamo Harry, Coppa Tre Maghi e poi abbiamo una card oro, quindi una di quella molto molto rara, di Bellatrix, Piton, la professoressa Umbridge che non avevamo ancora trovato e poi lo stemma di Durmstrang e ancora l'ippogrifo e poi la pluffa e quindi anche il Quidditch molto presente. Questa cosa mi piace tanto. E altro pacchetto, dopo vediamo quanti ne sono rimasti. E abbiamo un giovane tra virgolette professor Silente che va a trovare Tom Riddle in orfanotrofio, un anziano Silente, poi abbiamo dal primo film Fuffi e poi ancora Ministero della Magia, Unci Unci, Hagrid e poi ancora Piton e poi abbiamo Hermione e Ron al pianoforte a Grimmauld Place e un piccolissimo Daniel Radcliffe nel primo film. Ci restano gli ultimi tre pacchetti, quindi andiamo e ci avviamo verso la conclusione di questo spacchettamento. E qui altra card di tre e abbiamo Harry nel prigioniero di Azkaban, sempre Harry, e poi abbiamo ancora questa card holo della Ford Anglia, Voldemort, e poi abbiamo Hermione che fa parte del Triss del card che abbiamo trovato prima, e poi ancora Creature e
la mazza da Quidditch, quindi credo che stiamo per completare tutto il set del Quidditch. Penultima bustina dell'Evolution Trading Cards di Harry Potter e ecco che abbiamo il diario e poi ancora Norberto e Gazza e poi ancora Seamus Finnegan e Voldemort, Edwige, il basilisco e Ron nell'ultimo film. Ultimissimo pacchetto, avrei voluto aprirne altri 100, è davvero troppo divertente. E ecco che abbiamo un'altra parte della sala grande e poi Hermione, abbiamo un giovane Piton, questa è davvero una prelibatezza, non vediamo mai queste immagini. E poi abbiamo ancora Drago e ancora Ginny. Le lumache di Ron, simpaticissime, i tre fratelli Weasley e per concludere il nostro clown a molla. Beh, ragazzi, direi che è andata molto molto bene. Adesso ho qui davanti a me qualche centinaio di card da andare a smistare e a posizionare nell'album, ma andiamo con le nostre conclusioni. Bene ragazzi, eccomi qui, abbiamo finito di sbustare le nostre card, adesso non vedo l'ora di andare a sistemarle all'interno del raccoglitore e poi naturalmente ve le mostrerò anche su Instagram, vi farò vedere anche il lavoro finito una volta posizionate all'interno. Ovviamente il bello delle trading cards è anche quello di poterle scambiare con gli amici, di poterle scambiare anche tramite social, quindi ovviamente potete contattarmi tramite Instagram per scambiare, per parlare della nuova raccolta. Mi trovate come antonio.seria. Vi lascio anche tutti i riferimenti sia a Panini che a tutti i link che trovate sotto l'info box per poter acquistare sia l'album che il box di carte, che ovviamente trovate anche in edicola, ma trovate anche dei box speciali sul sito Panini e naturalmente vi lascio linkati anche quelli. Sono super super contento, mi sono piaciute davvero tantissimo, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e ragazzi, come ogni volta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici e ovviamente noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!